Se esiste un punto di equilibrio in Medio Oriente da cui dipende la tenuta generale dell'intera regione, è sicuramente l'Iran, paese il cui governo è arcinemico di Stati Uniti e alleati, ma che allo stesso tempo vanta forse della più estesa rete diplomatica di tutto il Medio Oriente, e attraverso la quale decide il buono e il cattivo tempo in tutta la regione. Ed è proprio per questo che diventa necessario conoscere il più possibile le sfere di influenza di Teheran, ed il perché siano così cruciali non solo per un disegno geopolitico imperiale, ma anche per una questione di tenuta stessa del regime degli Ayatollah. Dunque, il principale punto di forza attraverso cui si esprime la politica estera dell'Iran è sicuramente l'Islam sciita, la branca minoritaria dell'Islam che Teheran si sente il principale rappresentante in opposizione all'Arabia Saudita, che al contrario si vuole ergere a guida del mondo musulmano sunnita. Ma scendendo più nel dettaglio, il paese più importante per gli interessi di Teheran è senza dubbio il vicino Iraq, unico paese arabo a maggioranza sciita oltre al microstato del Bahrain sul Golfo. Più che per la presenza di risorse energetiche molto consistenti, per l'Iran è assolutamente prioritario che a Baghdad ci sia un governo amico e complice della sua politica, per scongiurare il più possibile l'arrivo al potere di una figura ostile che, come Saddam Hussein, aveva minacciato più volte il paese degli Ayatollah, costringendole anche ad una guerra lunga quasi un decennio. Quindi il crollo di Saddam Hussein nel 2003 ha costituito il più grande regalo politico all'Iran, che da quel momento ha iniziato ad infiltrarsi sempre di più nelle questioni interne, finanziando vari gruppi di ispirazione sciita. In particolare, a partire dalla presidenza di Nouri al-Maliki nel 2006, uomo appartenente a un clan sciita, l'Iraq è sempre più finito sotto l'influenza dell'Iran, che ha ulteriormente sfruttato il panico degli iracheni con l'avanzata dell'ISIS del 2014, ergendosi a principale bastione di resistenza. Non a caso, proprio dal 2014 è stata creata la Forza di Mobilitazione Popolare, un maxi raggruppamento di forze paramilitari prevalentemente sciite, armate e addestrate dall'Iran per combattere l'avanzata dell'ISIS, ma anche per opporsi alla presenza statunitense e ai suoi alleati in suolo iracheno. In realtà, oltre all'aspetto militare e geostrategico, l'Iraq riveste grande importanza per l'Iran anche dal punto di vista storico e religioso. Infatti, in Iraq si trovano Najaf e Karbala, due luoghi santi alla tradizione islamica sciita che Teheran intende tutelare ad ogni costo per far sì che gli sciiti di tutto il mondo continuino a vedere l'Iran come il proprio angelo protettore. Dunque, come si è potuto vedere, gli interessi iraniani sull'Iraq sono molti. E tra questi vi è anche quello di far da ponte tra Teheran ed il Mar Mediterraneo, dove si trovano Siria, Libano e Palestina. Ma andando con ordine, lo sviluppo degli affari iraniani in Siria è stato più il frutto del caso che di una ben programmata strategia di politica estera, come nel caso iracheno o libanese. Anche se è vero che i rapporti tra Iran e Siria sono andati ad approfondirsi fin dagli anni Ottanta per la condivisa ostilità nei confronti dell'Iraq di Saddam Hussein, non sono mai veramente decollati fino allo scoppio della guerra civile siriana nel 2011. Quando l'Iran, proseguendo la sua politica estera filo-sciita, ha deciso di schierarsi apertamente col regime di Bashar al-Assad, di fede alawita, che è una sorta di sottogruppo della corrente sciita e che costituisce circa il 13% della popolazione siriana. L'Iran è divenuto così, insieme alla Siria, il principale alleato politico e militare del regime di Assad in Siria, nel tentativo di ampliare e supportare la presenza di forze sciite nel territorio, combattendo una vera e propria proxy war, una guerra per procura contro l'Arabia Saudita e altre potenze, intente a supportare le formazioni islamiche sunnite. In realtà, così come per il caso iracheno, l'Iran vanta anche una presenza militare diretta in Siria, specie nel fronte caldo del nord e nelle regioni desertiche centrali, dove a fianco alle truppe dell'esercito e ai Pasdaran, l'Iran ha arruolato e schierato migliaia di combattenti provenienti da tutto il mondo sciita. Caso più famoso è quello delle brigate Fatemiyun, composte da combattenti sciiti afghani. Dunque, con questo supporto diretto, fatto di aiuti militari ed economici, l'Iran ha tra i principali obiettivi quello di garantirsi un corridoio di sicurezza fino al paese che, insieme all'Iraq, rappresenta la sua più grande priorità, ovvero il Libano. Teheran controlla virtualmente tutto il Libano con Hezbollah, la formazione paramilitare sciita libanese che, soprattutto grazie all'Iran, è ben addestrata ed equipaggiata alla moderna. In questo senso, le tensioni tra le diverse confessioni e le particolari condizioni di instabilità politica ed economica del piccolo paese dei Cedri favoriscono le mire dell'Iran e di Hezbollah, che senza un governo ed esercito centrale forte godono di ampio e libero spazio di manovra. Hezbollah controlla di fatto circa la metà meridionale del Libano, così come i quartieri a sud di Beirut a maggioranza sciita e i campi profughi palestinesi. Dunque, l'Iran sul Libano ha due tipi di interesse:
L'avere uno sbocco sul Mar Mediterraneo, perché sul lembo di terra marittimo siriano vi è già una presenza consistente russa, e di secondo motivo, ancora più importante, è avere un confine virtuale diretto con Israele, il principale nemico di Teheran, che così può essere attaccato o infiltrato, rendendogli però difficile qualsiasi rappresaglia in terra iraniana a causa della distanza geografica. L'importanza di Hezbollah e del Libano per Teheran è così alta che, secondo vari osservatori, l'Iran gli verserebbe almeno 700 milioni di dollari ogni anno. Nella regione medio orientale, l'unica eccezione è la cosiddetta mezzaluna sciita, che collega Teheran a Beirut, passando per Baghdad e Damasco, è data dalla Palestina, in particolare dalla striscia di Gaza, dove l'Iran fin dagli anni 80 intrattiene diverse relazioni con Hamas, gruppo di matrice islamica sunnita anziché sciita, e che costituisce l'avanguardia della coalizione anti-israeliana in Medio Oriente, una sorta di alleato infiltrato tra le linee nemiche. Quindi l'unico motivo del supporto iraniano a Hamas è solo quello di condividere il nemico di Israele, così da chiuderla in una morsa dove a nord c'è Hezbollah in Libano, a nord-est la Siria di Assad e a sud-ovest Hamas della striscia di Gaza. E a questo scopo, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Hamas riceverebbe addestramento militare e finanziamenti pari ad almeno 100 milioni di euro l'anno dall'Iran. Infine, l'ultimo grande teatro del Medio Oriente dove l'Iran ha un coinvolgimento indiretto molto importante è quello del Mar Rosso e del Golfo di Aden, dove in Yemen si svolge l'ennesima guerra per procura tra una coalizione guidata dall'Arabia Saudita, che supporta il governo ufficiale yemenita dell'attuale presidente Rashid al-Halimi, e l'Iran, che supporta gli Houthi, il gruppo paramilitare a maggioranza sciita che nel 2015 è insorto e oggi controlla la capitale Sana'a e una cospicua parte dello Yemen occidentale. Gli Houthi godono del sostegno economico e militare dell'Iran, ma anche di Hezbollah, che spesso ha inviato loro addestratori e consiglieri militari, in tal modo da rendere sempre più forte e credibile la presenza della coalizione a guida Iran anche nel Mar Rosso, e così da rappresentare un'ennesima spina nel fianco a Israele, che gode di un piccolo sbocco marittimo nei pressi di Eilat e dei suoi alleati che transitano verso il canale di Suez per approdare nel Mediterraneo. Ma il principale motivo di intervento iraniano in Yemen è e rimane l'Arabia Saudita, per scongiurare il più possibile l'ipotesi che a Sana'a si instauri un governo sunnita vicino a Riyadh. Dunque, come si può vedere, anche se è da dire che spesso ha una funzione solo strumentale, la filiazione religiosa sciita costituisce il principale collante della politica estera iraniana in Medio Oriente, seguita dall'ostilità nei confronti di Israele e dai paesi NATO. Ma su questo punto c'è da fare un'osservazione molto importante. Se è vero che l'Iran rappresenta da almeno 40 anni il paese riferimento da tutta la minoranza islamica sciita, dall'altro lato, ciò non ha mai significato la cieca venerazione della politica estera iraniana in tutte le aree a maggioranza sciita. Caso emblematico è quello del carismatico predicatore e politico iracheno Muqtada al-Sadr, che seppur sciita non gli è mai andata a genio l'ingerenza eccessiva di Teheran negli affari iracheni e ha sempre criticato anche l'eccessivo persiano centricità nell'approccio agli affari mediorientali. Problema tutt'altro che trascurabile visto che l'Iran è un paese multietnico a maggioranza persiana, ma che pretende di governare su un Medio Oriente che è per più del 90% arabo. Ma al di là di questo, considerando anche lo sviluppo degli eventi dall'inizio della guerra tra Hamas e Israele, scoppiata il 7 ottobre 2023, appare chiaro quanto il ruolo dell'Iran sia importante nel dettare gli equilibri dell'intera regione, il vero e proprio ago di una bilancia che tutti temono possa rompersi definitivamente, con effetti imprevedibili e devastanti. Proprio in virtù di questo, Stati Uniti e alleati nutrono una mai dichiarata paura nei confronti di un potenziale collasso dell'Iran, paese che, anche se a capo della più grande e strutturata coalizione anti-americana del Medio Oriente, la cosiddetta asse di resistenza, al momento sembra comunque l'unico a garantire un certo grado di stabilità, seppur di interesse, nella gigantesca polveriera del Medio Oriente sotto suo controllo. Una sorta di nemico necessario, attaccabile e attaccato ovunque nei suoi interessi, ma mai in patria. Dall'altro lato vi è l'Iran stesso, che nonostante alcune critiche interne sullo scialacquamento di troppe risorse nazionali per la politica estera, teme che la rinuncia volontaria ad un qualsiasi pezzo della rete che ha pazientemente costruito in Medio Oriente negli ultimi 40 anni scatenerebbe un pericoloso effetto domino, minando l'esistenza della Repubblica Islamica stessa.